Dal punto di vista estetico, il rullo è nato da un'idea di Adriano Design, azienda italiana leader nel mercato. Il giusto si presenta esteticamente compatto, facilmente stipabile quando non in uso. Lo stile è stato influenzato dal riser, l'unico dispositivo combinato di sollevamento e sterzata presente sul mercato. Il giusto è stato progettato per abbinarsi ad esso ed è pienamente compatibile. Lo si può notare dalla base in alluminio, che rispecchia quella del riser, e da un piccolo dettaglio dell'impugnatura in pelle utilizzata. Inoltre, giusto è stato strutturalmente modificato. I carter plastici che ricoprivano il diretto e XR non ci sono più, facendo spazio a una struttura metallica più solida. Le plastiche, ridotte del 40% rispetto al modello precedente, sono in parte riciclate per rispondere ad una nuova vision aziendale che mira ad una produzione il più sostenibile possibile. Il giusto misura la potenza attraverso un sensore integrato, l'Optical Torque Sensor. Questo sensore è stato sviluppato da Elite per cercare di garantire il valore di potenza, non basandosi però su estensimetri, ma tramite un sensore ottico che però non soffre dei problemi di temperatura. Questo misuratore è in grado di leggere la potenza sviluppata con una precisione eccezionale. Ad esempio, l'OTS inserito all'interno del giusto indica la potenza erogata con una precisione del più o meno 1%. Una nuova caratteristica del giusto è la funzione bridge per i sensori di frequenza e cadenza. La funzione bridge permette di incanalare tutti i valori provenienti da sensori esterni, quali il sensore di cadenza o sensore fascia cardiaca, all'interno del rullo. Sarà poi il rullo a inviare tramite il canale Bluetooth tutte le informazioni al software. Un esempio pratico è proprio l'utilizzo del giusto con l'Apple TV. Se dovessimo configurare la frequenza cardiaca direttamente con l'Apple TV, rischieremmo di avere pochi canali a disposizione. Facendo passare il valore del cardio all'interno del rullo, sarà poi necessario configurare solo il giusto con l'Apple TV. Il giusto è stato progettato per un'attivazione più rapida della SuperTAC per aumentare le prestazioni nelle gare sports. La tanto citata posizione SuperTAC su Zwift non è altro che una posizione aerodinamica per diminuire la resistenza del vento. Questa avviene nella realtà e su Zwift viene facilmente applicata tramite un algoritmo che permette di togliere istantaneamente il valore di potenza quando si smette di pedalare. Per offrire sempre lo stesso valore di precisione, i rulli normalmente devono essere calibrati. Questo perché le condizioni interne, gli attriti, la temperatura, influisce sulla misurazione del valore di potenza. Il giusto è in grado di autocalibrarsi per garantire il valore di precisione costante. A causa dell'elevata resistenza che il trainer è in grado di offrire, la partenza in erg mode da 0 watt in un segmento di alta potenza risulta molto impegnativa. Proprio per questo motivo giusto offre delle opzioni di smoothing per le modalità erg per facilitare, come per esempio l'easy start, il riprendere la pedalata dopo dei piccoli momenti di pausa. Quando il volano smette di ruotare, questa funzione toglie resistenza al trainer fino a che non si riprende la pedalata. Sarà proprio in questo punto che l'aumento della resistenza sarà graduale per facilitare la ripresa della cadenza. Molti sono stati i feedback che abbiamo ricevuto sul fatto che il rullo indoor fosse troppo rigido. Il FlexFit è stata quindi la risposta. Uno studio particolare è stato condotto sulla forma per cercare di mantenere piccolo il design, ma funzionalmente offrire quella che era l'obiettivo di ammortizzazione. Due sono i prodotti che al termine dello sviluppo hanno visto la luce e sono il piedino di colore rosso che offre una maggiore morbidezza e il piedino di colore nero sempre compreso all'interno della confezione che invece offre una maggiore rigidità. Un'altra novità introdotta con il giusto sono i piedini FlexFit. Permettono di migliorare la sensazione di pedalata ammortizzando il movimento laterale. La funzione di autocalibrazione permette al rullo di garantire sempre l'1% di precisione del sensore OTS senza dover intervenire manualmente come invece doveva avvenire in precedenza. Il design del giusto è stato in collaborazione con Adriano Design, azienda italiana leader di design nel mercato.
Molte sono le caratteristiche che il giusto introduce, dalla funzione bridge alla funzione super tag per legare eSport su Zwift, a terminare con la funzione standalone, ma lo vedremo poi nei prossimi video. Se dal lato estetico ci sono state molte migliorie dal punto di vista della forma del prodotto, partendo dal diretto abbiamo voluto rimuovere tutta la parte di plastiche, è all'interno che il prodotto ha subito degli importanti miglioramenti. Importanti e significativi miglioramenti sia apprezzabili dal neofita che dall'utente esperto. Al di là delle caratteristiche tecniche molto importanti del giusto, quali la precisione dell'1% del sensore di potenza OTS integrato e la simulazione del 24% di pendenza, è all'interno che il giusto ha visto enormi miglioramenti per migliorare la sensazione di pedalata dell'utente.